Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi vediamo i bravi di Don Rodrigo incontrati da Don Abbondio e le gride contro i bravi, cominciando la nostra spiegazione dal loro abbigliamento. Si tratta di un argomento che può sembrare troppo dettagliato e troppo pignolo. In realtà ha una grande importanza, sia a livello di trama, sia a livello di romanzo storico. Infatti, Don Abbondio, non appena nota due figure che lo stanno aspettando alla fine della strada, le riconosce immediatamente come bravi, proprio in virtù del loro abbigliamento. Intanto ti comunico che è uscito il mio libro dedicato ai promessi sposi, grazie al quale potrai semplificare il tuo studio. Per ogni capitolo troverai un riassunto breve e un riassunto dettagliato suddiviso in sequenze. Sono inoltre indicate le tecniche narrative e riportati i pensieri, le emozioni e i dialoghi di tutti i personaggi. Il libro è disponibile in libreria e su Amazon. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. Cominciamo! I bravi erano uomini d'armi o uomini violenti che si mettevano al servizio di signorotti locali, dietro pagamento ovviamente, e venivano utilizzati dal signorotto per compiere delle missioni o delle azioni che spesso e volentieri erano illegali e richiedevano l'uso o l'abuso della violenza. I bravi, che vede Don Abbondio, portano in testa una reticella verde in cui sono raccolti i capelli. Poi hanno un enorme ciuffo che gli cade sul viso e portano dei lunghi baffi arricciati elegantemente all'insù. Alla loro cintura di cuoio portano delle pistole e appeso al collo hanno un corno in cui è riposta della polvere da sparo. Poi da una tasca fuoriesce un pugnale e portano una lunga spada con un elsa d'ottone elegantemente elaborata attaccata alla cintura. Tutte queste armi e questi indumenti sono i segni dell'abuso della violenza. Infatti le pistole, il coltello, la spada richiamano la forza, ma allo stesso tempo denotano anche la prepotenza. Infatti un elemento come il corno in cui vi è all'interno la polvere da sparo è portato con noncuranza, come se fosse una sorta di accessorio. Invece l'enorme ciuffo è portato con ribalderia e sono tutti dunque elementi che sottolineano la prepotenza, l'arroganza e anche la sicurezza di queste figure. Un altro tratto da tenere in considerazione sui bravi è che rivela la loro maestria, la loro competenza, la loro esperienza nel fare il proprio mestiere e che attendono Don Abbondio con noncuranza ai lati della strada, uno in piedi mentre l'altro a cavalcioni su un muretto, come se niente fosse, e appena vedono il curato si scambiano un cenno d'intesa. Vediamo adesso le gride contro i bravi riportate nel primo capitolo, soffermandoci sul loro significato all'interno del romanzo di Alessandro Manzoni. La grida era un editto, un avviso pubblico, una disposizione, in altre parole una comunicazione ufficiale emessa dall'autorità pubblica e gridata agli angoli delle strade da un apposito banditore. Le gride riportate da Manzoni riguardano il problema dei bravi e sono tutti appunto contro i bravi. Il fatto che queste gride siano così numerose e si succedano nel corso degli anni dimostra che il problema dei bravi non è stato risolto per lungo tempo, ed infatti all'epoca di Don Abbondio i bravi continuano ad esistere, continuano a rappresentare un problema. L'alto numero di gride citato da Manzoni dunque vuole indicare, vuole testimoniare l'inefficienza nell'applicazione della legge e anche il disordine sociale in cui versava il Ducato di Milano. Con questo concluso, in descrizione nel primo commento trovi il link al mio libro e su Instagram tengo delle sessioni di domanda e risposta. In bocca al lupo!